L'emancipazione femminile vista attraverso le Olimpiadi, una mostra che viene presentata oggi, che cura lei. Ecco, come le è venuta l'idea, l'ispirazione per una mostra così particolare? Sì, è vero, è una mostra particolare perché nessuno ha mai pensato di fare la storia e andare a scegliere delle donne particolari che hanno fatto la storia, ma non tanto la storia delle Olimpiadi, ma la storia di ogni passaggio coraggioso. Quindi in questa mostra troverete donne che hanno sfidato anche le regole maschili e che per fare questo si sono dovute impegnare doppiamente e anche rischiare in alcuni casi, specialmente nelle prime Olimpiadi. Le donne de Coubertin non le voleva assolutamente, diciamo che si sono imposte, non sono state riconosciute, ma a posteriori gli è stato dato il titolo. Pensate che addirittura nel 1900 la donna che ha vinto il torneo di golf era una studentessa americana a Parigi, le è stato dato il titolo olimpico quando lei oramai era già morta. Per dire veramente quanti passi le donne hanno fatto verso questo riconoscimento. E credo che da insegnante ho voluto che questa mostra l'ho regalata perché potesse girare attraverso il Panathon nelle varie città. Oggi, con oggi sono 192 le sedi. È partita da Roma nel 2014, da Roma dalla sede del CONI. Ha toccato tantissime città e tantissime regioni, è andata anche a Bruxelles e terminando qui a Cuneo la mostra andrà in Brasile in un convegno internazionale delle donne nello sport. E come madrine quest'oggi qua a Cuneo ha davvero delle rappresentanti dello sport e delle Olimpiadi importanti. Donne importantissime, io sono solo una chiacchierona dei loro successi e sono una chiacchierona perché desidero che le ragazze di oggi possano conoscere davvero quale fortuna hanno a poter scegliere liberamente quale sport fare. In alcune zone del mondo ancora le donne non possono partecipare in maniera libera nel fare lo sport e il loro paese non ne parla se lo fanno. E quindi bisogna capire che tutto quello che oggi abbiamo è frutto di un grande impegno di grandi donne.